Parea dinanzi a me, con l'ali aperte, la bella image che nel dolce frui liete facevan l'anime conserte. Parea ciascuna rubinetto in cui raggio di sole ardesse sì acceso che nei miei occhi rifrangesse lui. E quel che mi convien ritrar testeso non portò voce mai, né scrisse incostro, né fu per fantasia giammai compreso. Ch'io vidi e anche udì parlar lo rostro e sonar nella voce e io e mio, quand'era nel concetto, e noi e nostro. Siamo nel cielo di Giove e l'aquila che abbiamo visto nel canto precedente, formata da tutti gli spiriti che lì sono beati, si staglia davanti a Dante. E Dante ci dice, come abbiamo sentito dai versi che ho appena letto, che tutti questi spiriti lucevano come tanti rubini colpiti dalla luce dei raggi del sole. Dopodiché tutti questi spiriti cominciano a parlare come uno solo. Quindi l'aquila parla con la voce di tutti questi spiriti messi insieme. E dice l'aquila a Dante che gli spiriti che sono lì sulla terra furono tutti pii e giusti e ora sono in paradiso, mentre sulla terra hanno lasciato dei buonissimi esempi. A questo punto a Dante viene in mente un dubbio che rivolge all'aquila, e cioè lui dice che da quello che gli risulta, la giustizia divina viene amministrata dai troni, che sono una gerarchia angelica molto, molto più in alto di dove si trovano loro adesso in paradiso. E quindi dice: come mai la giustizia viene premiata qui mentre invece viene amministrata dai troni? Però dice anche che gli spiriti del sesto cielo, gli spiriti giusti, conoscono già questa giustizia senza veli, per cui Dante è pronto ad ascoltare la risposta che gli daranno perché loro già conoscono la sua domanda. L'aquila allora muove la testa, dopodiché tutte le anime che la compongono intonano un bellissimo canto che però, dice Dante, soltanto i beati possono comprendere. L'aquila spiega poi a Dante che quando Dio creò l'universo non impresse il suo valore ovunque, in modo tale che il suo verbo di Dio non restasse superiore alla comprensione umana. E dice, vedi Lucifero per esempio, che disubbidì a Dio per superbia senza attendere la grazia divina. Perciò, qualunque essere inferiore non può comprendere appieno, dice l'aquila, quel bene infinito che è Dio. E prosegue dicendo che la visione umana è solo una dei raggi della mente divina, per cui non può comprendere il principio primo, cioè Dio, che è al di là del suo potere di comprensione. Dice ancora che soltanto la luce che viene direttamente da Dio non viene mai offuscata, mentre invece ogni conoscenza umana sì, perché è fuorviata dai sensi, è offuscata dai sensi. Dante allora comprende il suo dubbio, lo capisce, e dice che chi nasce in luoghi lontani dal cristianesimo, però vive una vita virtuosa e senza peccati, se muore senza battesimo non ha la salvezza. E allora si chiede, come si concilia questo con la giustizia divina? L'aquila gli risponde dicendo che non può comprendere queste cose perché ha una visione limitata. Poi l'aquila volteggia intorno a Dante e intona un canto, dicendo a Dante che non lo può comprendere, così come l'uomo non può comprendere la giustizia divina. Poi
poi l'aquila torna al suo posto, riprendendo le sembianze del simbolo dell'impero romano. Però dice, continuando a parlare, l'aquila dice a Dante che nessuno è mai salito in paradiso senza aver creduto in Cristo, venturo o venuto, e che molti sulla terra hanno sempre il nome di Cristo sulle labbra, però nel giorno del giudizio saranno molto più vicini a Cristo quelli morti senza battesimo ma che hanno vissuto bene, che non quelli vissuti nel cristianesimo ma che hanno vissuto nel peccato. E dice anche l'aquila, domanda, si fa la domanda che dice a Dante poi, ma nel giorno del giudizio cosa diranno i re persiani dei principi cristiani corrotti quando vedranno i loro nomi scritti nel libro della giustizia divina con tutte le loro malefatte? E qui elenca una serie di nomi che verranno scritti nel libro della giustizia divina nel giorno del giudizio. Non li cito tutti naturalmente perché sono parecchi, ma per esempio l'aquila nomina Alberto I d'Austria, che presto invaderà la Boemia, Filippo il Bello, che rovinerà la Francia coniando moneta falsa e che morirà per il colpo di un cinghiale, i re di Scozia e d'Inghilterra, che non vollero rimanere entro i loro confini, e la lussuria del re di Spagna, Ferdinando IV, e di Venceslao di Boemia. E poi, come ho detto, ne elenca altri, sia buoni e giusti che malvagi e corrotti. E quel di Portogallo e di Norvegia lì si conosceranno, e quel di Russia che male ha visto il conio di Vinegia. O beata Ungheria se non lascia più malmenare, e beata Navarra se s'armasse del monte che la fascia. E creder de ciascun che già, per arra di questo, Nicosia e Famagosta, per la lor bestia si lamenti e garra, che dal fianco dell'altre non si scosta. A questo punto, come sempre, io ti invito, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti subito al nostro canale YouTube Il Maestro Sei Tu, cliccando anche sulla campanellina, così da ricevere sempre tutte le notifiche dei vari video che vengono pubblicati. Se questa puntata l'hai gradita, mandaci il tuo like, scrivici un commento e condividi questa puntata nei tuoi social con i tuoi amici. Io ringrazio il nostro supporter libreriaitalia.it e naturalmente ringrazio anche te per avermi seguito, dandoti appuntamento alla prossima puntata.